Questa settimana a Videotop abbiamo incontrato Elisabetta Cametti, grandissima scrittrice di romanzi, di thriller, di gialli, reduce da un successo straordinario anche negli Stati Uniti. Ebbene, il suo ultimo è intitolato Il regista, l'ha incontrata per noi Mirko Zullo. Il primo romanzo della serie 29 dopo due romanzi della serie Cappe, Guardiani della Storia e Nel Mare del Tempo. Qui la protagonista è Veronica Evans, fotoreporter newyorkese molto discussa per gli scatti che pubblica. A un anno dalla sua partecipazione a un talk show, la polizia trova i corpi senza vita di tutti gli altri ospiti del programma. Ai cadaveri sono stati asportati i bulbi oculari e la testa nascosta da una macchina fotografica. Il caso passa a Barbara Schiller, profiler del New York Police Department. Tra i sospettati ci sarà anche Veronica. Tutti hanno un alibi, ma tutti hanno un passato molto oscuro e molto discutibile. La trama si svolge in 29 ore, dove lentamente si delinea l'ombra di un regista che con la sua strategia omicida sta per scrivere una nuova pagina della storia del crimine. Questo romanzo è stato lanciato il 12 di novembre e in contemporanea è stato tradotto in inglese, quindi lanciato negli Stati Uniti, il primo mio romanzo della serie K, I Guardiani della Storia, tradotto The Guardians of History, e a pochissimi giorni dal lancio è entrato nella classifica dei 10 libri ebook più scaricati serial thriller storico e a un mese di distanza continua ad essere al secondo posto. È stato primo nella classifica per una settimana e ancora oggi è al secondo posto, quindi una soddisfazione veramente, veramente grande. Sì. Progetti futuri: ho iniziato a scrivere il secondo romanzo della serie 29 con Veronica Evans come protagonista, l'obiettivo è un lancio alla fine di quest'anno, ci sarà il terzo romanzo della serie K e il grande obiettivo, il sogno nel cassetto, quello che dico, il cassetto che tengo sempre aperto per evitare che il sogno prenda muffa, è il film, la versione cinematografica, serie televisiva per la serie K e film invece lungometraggio per il regista. In Italia ciò su cui siamo leggermente in ritardo sono gli ebook, nel senso che in molti paesi, per esempio negli Stati Uniti, il mercato degli ebook, dove gli ebook hanno un prezzo molto più accessibile, è un mercato che ha superato il 60%, praticamente ha superato le vendite cartacee. In Italia siamo ancora molto lontani, un po' perché i prezzi degli ebook non aiutano, perché spesso sono 8,90, 9,90, quindi un prezzo poco differente dal prezzo del cartaceo, e perché non c'è ancora la cultura di sfogliare un libro leggendolo da un device sostanzialmente, però ci arriveremo, soprattutto le nuove generazioni che non ormai sfogliano con l'iPad arriveranno molto in fretta. Sicuramente si legge poco e questo è un dato di fatto, una cosa abbastanza triste, ma è la realtà, e purtroppo quelli che leggono meno sono gli uomini, nel senso che le donne leggono tanto, leggono di più e leggono un po' di tutto. Gli uomini sono sicuramente molto più di genere e magari leggono qualcosa di diverso rispetto ai libri, quindi sicuramente si legge poco e si legge sempre meno. Per quanto riguarda gli scrittori, il fatto che ci siano tanti scrittori non è una brutta cosa, anzi assolutamente ben venga, è bello scrivere, così come è bello avere una passione e insomma coltivarla e farla crescere. Come fare a stimolare la lettura non è facilissimo, anche perché se ci fosse una ricetta gli editori lo avrebbero già messa a punto, quindi il concetto è cercare di interessare, cercare di coinvolgere, cercare di avere contenuti che in qualche modo possano accalappiare, però se poi alla fine uno non si sente, non ha la voglia di leggere, è veramente dura, è come mangiare un piatto che non ti piace.